La partnership con l'UNESCO, la Lectio Magistralis di Massimo Cacciari e Giorgio Ficara, il tema della madre terra, archetipo della grande madre e il suo legame inscindibile con l'uomo. Sono questi i tratti salienti della terza edizione di Poiesis, il festival artistico che animerà la città di Fabriano l'ultimo weekend di maggio. La giovane rassegna, dopo il grande successo delle due precedenti edizioni, è stata presentata presso l'Hotel Palace di Ancona alla presenza dell'editrice e direttrice Francesca Merloni e dei rappresentanti delle istituzioni patrocinanti, vale a dire il Comune di Fabriano, la provincia di Ancona e la Regione Marche. Il tema è bellissimo, è molto profondo, è anche un tema molto potente, un tema che può essere letto così secondo diversi gradi così, di percezione e di avvicinamento anche al tema. Quindi c'è la parte della cura proprio della terra, della cura di questo patrimonio che ci è messo a disposizione, quindi è un discorso di ambiente, c'è anche il discorso però dell'energia profonda della terra, della matrice profonda che ci genera e quindi questo è un altro discorso interessantissimo, cercheremo di andare proprio dentro l'archetipo della madre. La prestigiosa novità dell'edizione 2010 di Poiesis è senz'altro la liaison con l'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. La Tre Giorni Fabrianese di Poesia, Arte, Musica e Cinema è stata infatti associata al Festival della Diversità Culturale. Poiesis diviene dunque l'unico evento in Italia a godere di questo riconoscimento e celebrerà la Giornata Mondiale per la Diversità Culturale, il Dialogo e lo Sviluppo proprio il giorno della sua overture. Io credo che il riconoscimento del festival quest'anno da parte dell'UNESCO sia il tributo massimo che un evento, una manifestazione così giovane può ambire e potesse avere. Quindi, come dire, la Regione è grata a chi ha ideato, a chi ha realizzato, a chi ha diretto e dirige questo evento culturale marchigiano, e cioè Francesca Merloni, perché partendo solo 2 anni fa è riuscita a creare un evento che si proietta non nei confini regionali, non nei confini nazionali, ma ormai a livello internazionale. Tutti gli appuntamenti di Poiesis 2010 saranno ad ingresso libero e si svolgeranno nei luoghi più suggestivi della città di Fabriano. Le novità saranno i nomi che verranno ospitati dal festival, quindi contribuiranno a proseguire sullo stesso percorso che il festival ha intrapreso negli anni passati con l'innovazione dei vari nomi e dei vari artisti. La formula rimane la stessa, che è quella che sembra avere avuto conferma e successo da parte del pubblico e da parte anche degli addetti ai lavori, che è quella di lavorare in maniera trasversale attraverso le arti e di portare in maniera alternativa nomi conosciuti e già attestati e importanti vicino a nomi invece completamente nuovi, ma sempre con un aspetto innovativo e di sperimentazione. Per la città che fu di Gentile, si tratta senz'altro di un'ottima occasione di impulso al proprio settore turistico. Questo evento culturale è molto atteso dalla popolazione e quest'anno può offrire ancora di più. Può essere la spinta particolare per dare il via ad un progetto culturale globale, un progetto che porti Fabriano ad affrontare questa svolta epocale che stiamo vivendo, un progetto che aiuti Fabriano e tutto l'entroterra marchigiano a recuperare il tratto identitario per potersi proiettare verso il futuro. Può offrire poi anche un'altra grandissima opportunità. Parlo di diventare un polo di attrazione a livello internazionale e quindi un territorio appetibile. Appetibile anche per poter far venire, per esempio, anche industriali, imprese di spessore ad investire, quindi portare turismo, portare lavoro, portare sviluppo e soprattutto avere una funzione sociale e di accrescimento della qualità della vita.